Dei 105 km di costa abruzzese, il 21,7% è soggetto a erosione. È uno dei dati rilevati da Legambiente nel rapporto 2024 sulle spiagge italiane, che scatta una fotografia preoccupante dello stato di salute delle aree costiere, piagate da eventi meteo estremi in linea con il cambiamento climatico in atto e dal far west delle concessioni balneari e della cementificazione dei litorali. Per correre ai ripari, Legambiente ha indirizzato al governo soluzioni concrete per cercare di tamponare l'emergenza. A parlarne al TG8 è Silvia Tauro, presidente di Legambiente Abruzzo. La fotografia è quella di spiagge e di coste sempre più fragili, sia a causa del cambiamento climatico e quindi degli eventi estremi che a questo sono ricollegati, il fenomeno dell'erosione e sempre di più anche per l'intervento dell'uomo. Anche in Abruzzo gli eventi estremi quindi sono aumentati nel corso degli anni, un più 14% rispetto all'anno scorso, e questo ci dice quindi che è sempre più urgente agire per portare anche sul nostro territorio la realizzazione del Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico. Quindi finanziare o predisporre un osservatorio che sia assolutamente operativo e che veda un coordinamento tra le istituzioni, gli enti di ricerca e le associazioni, e soprattutto intervenire finalmente a livello nazionale e quindi a livello locale, fermando definitivamente da un lato il consumo di suolo e dall'altro rivedendo quindi quello che è il criterio con cui progettiamo le opere di difesa delle nostre coste, superando quindi la politica delle opere rigide e puntando invece alla rinaturalizzazione, a tutti quegli interventi che in questo momento possono proteggere le coste dall'erosione, ma in futuro saranno fondamentali per intervenire sui fenomeni soprattutto di inondazione, considerando che nei prossimi anni è previsto che sulle nostre coste, sul bacino adriatico, l'innalzamento del livello dei mari possa arrivare addirittura a 16 centimetri. E questo per coste come le nostre, in cui ormai per la maggior parte del territorio si arriva quindi quasi a 300 metri dalla spiaggia con l'inurbazione, vuol dire in certo senso dover dislocare la città. In questo momento sappiamo bene che la nostra costa e i fenomeni erosivi colpiscono soprattutto e in maniera ormai quasi irreversibile la costa nord, ma abbiamo visto anche i fenomeni che si sono riproposti quindi sulla fascia litoranea a sud, più risparmiata alla fascia centrale, e per questo però in questo momento, per preservare ancora ciò che è preservabile, è fondamentale quindi attuare il piano di difesa delle coste.